Post gara Cracas Nuova Gioia Virtus, in sala stampa il vicepresidente Carmelo Callari. La Cracas ha vinto nettamente contro l'Igea per 3-0 e ha quasi raggiunto la salvezza. Soddisfatti? Era una partita che attendevamo con preoccupazioni, perché loro venivano da una serie di risultati positivi. Oggi abbiamo dimostrato il cuore, siamo contenti, siamo più sereni per mantenere la categoria. Ancora una volta ci apprestiamo a fare anche la progettualità per il prossimo anno, al momento in cui non abbiamo ancora raggiunto la salvezza, ma ci siamo quasi, siamo molto più tranquilli, la squadra c'è, ha trovato una propria identità, una propria anima, malgrado ci siano state, diciamo, delle defaianze di infortuni per, diciamo, non i titolari, ma una parte di calciatori molto importanti. Questo ci permette di stare sereni. Io ringrazio veramente la tifoseria che ha sostenuto la squadra in tutta la partita. Siamo ormai un'unica compagine, società, calciatori e tifoseria. Andiamo avanti, procediamo in questo senso e progettiamo adesso anche il futuro. Ecco, a salvezza quasi acquisita, l'Acragas come sta pensando di programmare il futuro calcistico? Dipende moltissimo da queste prossime settimane. Ci dobbiamo riunire con, diciamo, la compagine societaria per decidere il futuro dell'Acragas. Chiaramente non riteniamo di rimanere soli, ma per fare bene bisogna che ci sia una parte di imprenditoria, di politica, di stadio, di società, e noi poi possiamo andare avanti anche dal punto di vista tecnico e fare delle promesse che abbiamo sempre mantenuto in questi 3 anni di nostra gestione, dove il primo anno siamo arrivati alla finale nazionale dei playoff, secondo anno l'abbiamo vinto e adesso siamo qua a divertirci con tutti gli agrigentini. Campionato di assestamento, avete più volte detto, l'Acragas c'entra la salvezza con largo anticipo, quindi promessa mantenuta. Anche questa promessa è stata mantenuta, non avevamo grilli per la testa, dobbiamo mantenere la categoria, pensiamo di riuscire a mantenerla, facciamo queste ancora 5 partite che ci rimangono, quelle che stanno sotto di noi devono venire all'Esseneto, sanno benissimo che noi siamo forti anche all'interno del nostro stadio.